è partita che è cominciata proprio in questo momento. Viscomi lancio sulla destra, manovra adesso il Nardò sulla destra, la palla ancora verso il numero 9 Manfrellotti. Zaccheria, quando Fumagalli va al rinvio lungo, c'è l'Eulazini che guadagna la palla, attenzione il Foggia, il tiro ed il gol del Foggia, Foggia che approfitta di un errore in disimpegno della difesa rossonera e colpisce al minuto 2 questa punizione al centro, interviene di testa Gerbaudo che sporca ed evita la possibile incoronata. Uno splendido Gerbaudo, la palla indietro per Viscomi, il lancio per Tortori che è in area, va a terra Tortori, il direttore di gara fa segno di continuare, sono siniscalchi, quindi risultato fermo sullo 0-0 anche a Sorrento. Foggia che attacca dalla destra, la palla in area, allontana Pantano del Nardò, era un buon cross quello che era arrivato nell'area del Nardò. Calemme, cross al centro, attenzione perché c'era il numero 8 Trofo che tutto solo ha provato la girata in tuffo verso la porta difesa da Fumagalli, intervenuto il 16 Matteo Gerbaudo e direttore di gara arriva in questo momento, va Calemme alla battuta verso il centro dell'area, palla lunga, Fumagalli interviene e evita il colpo di testa pericoloso del numero 4 Gibilterra, di testa combatte come un leone e Gibilterra becca il cartellino giallo. Ermanno Fumagalli che va alla battuta verso il cerchio del centrocampo, intanto c'è un contatto tra Eluasni e Trofo. Il Foggia prova ad entrare in area, bella la palla che lancia in profondità, ancora Gibilterra, la squadra ospite prova a distendersi ma i centrocampisti del Foggia ripiegano, in questo caso è Tortori che arretra e serve Gerbaudo che conquista palla. Gerbaudo dalla distanza carica il sinistro, Gerbaudo Foggia vicino al raddoppio, con la conclusione del numero 16 Matteo Gerbaudo. Ora il Nardò si allarga sulla destra ma su Trinchera c'è Ndiaye, attenzione perché il Nardò entra in area, errore di Viscomi che con il tacco ruba la palla tra le mani di Fumagalli e qui c'è un pericolo per il Foggia. Eluasni, Viscomi, c'è anche Gibilterra, attenzione perché va Tortori con il destro a giro che si spegne sopra la Ci vorrebbe un altro gol per non soffrire, la palla in area, esce il portiere Milli, fa sua la sfera, va subito al rilancio, riparte il Nardò sulla destra, attenzione c'è un fallo commesso da un giocatore del Foggia che viene ammonito, Gibilterra che era già ammonito, attenzione Gibilterra si appresta a battere, parte anche Viscomi, il tiro di Viscomi e palla che sfiora di un soffio il palo per sfruttare questo calcio di punizione, la palla in area, salta proprio Anelli, la palla al centro dell'area, il gol del Foggia Tortori 2-0 Loris Tortori la chiude. Il centro avanti italo marocchino, ma il Nardò apre verso Manfrellotti che si allarga sulla destra, carica il destro per il traversone al centro, Fumagalli è pronto, Fumagalli c'è come poi, sempre in postazione, parte il calcio di punizione del Foggia, la palla in area, Viscomi di testa per Kurfalidis che va alla conclusione dal limite dell'area, 34esimo del Cerignola, dove stava appunto, si stava rilanciando nei piani alti della classifica, ma la formazione è finita lo Zaccheria fermata. Intanto finisce lo Zaccheria, Foggia batte Nardò 2-0.